Quindi niente, io non dilungo più di tanto, lascio la parola a voi per la presentazione. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie. Grazie al Comune di Varzi che ci ha ospitato. Poi ci mancherebbe. Prego. Allora, ciao a tutti, grazie per essere intervenuti oggi. Non siamo molti, ma va bene così. Allora, oggi presentiamo il libro con uno degli autori, Inverno Limpido. La crisi climatica, le terre alte e la fine della stagione delle scimmie. È stato scritto da Maurizio De Matteis, che è qua con noi, che ringraziamo ancora, che lui è un giornalista, è un ricercatore ed è uno scrittore. Si occupa di temi sociali e ambientali ed è direttore responsabile del web magazine dislivelli.eu, a cui ci si può iscrivere. Mi sono iscritta, grazie. Grazie. E poi da Michele Nardelli, che è invece un formatore saggista. Diciamo che fondamentalmente questo libro, da quel che ho capito, è nato dalla vostra amicizia anche, e comunque da una visione simile di futuro. Infatti io volevo fare una premessa a nome... Oh, c'è l'assessore. Ciao. Scusate. Assessore Ravazzi, Federica. Ciao. Io ho dato un saluto. Io volevo fare una premessa perché vabbè, ieri è uscito un bell'articolo sulla provincia che, dove c'era scritta che nell'incontro in biblioteca il piano degli ambientalisti. Sì. Allora, due precisazioni. Uno, noi non abbiamo un piano, perché non siamo deputati per, semplicemente abbiamo delle proposte. E due, ambientalisti, siamo anche ambientalisti, nel senso che se ambientalisti significa il significato che si occupa di problemi ambientali o afferma la necessità della difesa ecologica dell'ambiente, ma prima di tutto noi siamo dei cittadini, fondamentalmente siamo dei cittadini, dei semplici cittadini che hanno deciso insomma un po' di alzare la voce dopo alcuni fatti che sono successi qua sul territorio, per esempio come l'organizzazione dell'ISDE, che è stato la manifestazione internazionale di motocross che si è svolta qua nel 2021, che è anche quella per cui diciamo il forum è nato, okay? E che semplicemente non condividiamo una visione di sviluppo del territorio, nel senso che noi pensiamo che comunque un limite ci deve essere, perché ormai non ha più senso investire in progetti o comunque in azioni di crescita infinita. Crescita infinita non esiste più, nel senso che comunque è stata del Novecento, anche se crescita infinita diciamo, è il faro del sistema capitalistico in cui siamo immersi tutti i giorni. Però purtroppo un limite ce lo dobbiamo dare, cioè, come nel senso dice bene un economista, vabbè, che è sempre del Novecento, che è Nicolas Georgescu, che ha sintetizzato nella frase che una crescita infinita è incompatibile con un pianeta finito. Noi abbiamo un pianeta finito dove le risorse sono quelle, non si può andare oltre. Quindi ecco, una cosa che mi è piaciuta molto del libro è la cultura e il senso del limite, cioè quello che comunque avete sottolineato, il fatto che comunque che le scelte anche di politica economica, comunque le territoriali, dovrebbero essere impregnate di questo senso del limite, perché ormai ci sta, davvero. E anche in questi territori, come in tanti altri citati nel libro, le comunità sono state tra virgolette tradite da chi prometteva prosperità, ma diciamo una parte della popolazione, qui c'è una parte della popolazione che magari sono di qua, comunque sono arrivati da altre terre, comunque che amano questi luoghi e cercano come possono di difenderli. Qui non abbiamo avuto lo sci di massa, ma abbiamo avuto comunque il turismo degli anni 70, abbiamo avuto l'edificazione con le seconde case, che adesso la maggioranza sono tutte chiuse, abbiamo spopolamento diffuso, abbiamo comunque una mancanza di servizi, abbiamo comunque avuto una pioggia di soldi negli anni 90 dall'obiettivo 2 fino ad arrivare alle aree interne, che però non è che hanno, cioè, ha lasciato qualche segno, ma non hanno inciso così tanto. Okay? E in questo libro sono trattate storie di territori che hanno come comune denominatore le Alpi di Appennini, e che sono storie che da una parte sono a lieto fine, tra virgolette potrei dire, dall'altra no. E comunque nelle storie di territori in cui, tra virgolette, c'è stato il lieto fine o comunque si vedono i primi risultati,
che cosa, cioè, si sono mescolate le forze della gente che abita e vive sul territorio, si è investito in altro, nel capitale tra virgolette umano e naturale, si è avuto un obiettivo comune e soprattutto si è fatto tutto in modo professionale, sincero, onesto e partecipato. E qua infatti si stanno vedendo i primi risultati. Si pensa ad esempio, io ho trovato molto bello, vabbè, la cooperativa di comunità, che comunque conoscevo da un po' di tempo, ma anche Natura Valp, la Val Pennini, che mi è piaciuto molto, giusto? Beh, comunque insomma ci sono tanti esempi positivi, è da lì che vogliamo partire, semplicemente per comprendere che un altro territorio più partecipato e inclusivo è possibile. Grazie, dopo la